acquisiti con un grande dispendio di capitale, proprio per non facilitare la traduzione dei risultati di ricerca industriale da parte del concorrente, è un tema politico generale che non va sicuramente sottovalutato. Così come non va sottovalutato il problema in ambito di critica della elaborazione con una profilazione di caratteristiche di enormi dati relativi alle preferenze dei consumatori. Finché questi vengono utilizzati soltanto da Google e via dicendo, dai social network, a fini di pubblicità comportamentale, io non vedrei problemi particolari di lesione di diritti fondamentali della persona. Il rischio è che questi dati enormi e veramente profilati vengano utilizzati da altri fini in una sfera di segreto, non allo Stato, non aggredibile facilmente né da parte di rimedi giudiziari e da parte di rimedi amministrativi. Ora, questi problemi di fondo sicuramente esistono, sono problemi che andrebbero affrontati a livello politico e legislativo e a livello globale. Non abbiamo gli strumenti e la sensibilità per reagire ad eventuali abusi. Il problema della big science poi è un problema enorme di prospettiva che ci tocca da lontano come produttore del diritto industriale, certamente non va sottovalutato. Ma se diamo la giusta dimensione a questi grandi fenomeni e non ne sottovalutiamo i rischi che presentano e riconosciamo l'esistenza di un problema di carattere globale, di carattere internazionale, volto a prevenire gli abusi da parte di chi detiene queste raccolte enormi di dati, per il resto la rivoluzione digitale nel suo insieme si arricchisce l'interesse alla tutela dei segreti, arricchisce un processo che credo che sia irreversibile, per cui non pare anche per l'Italia o lo Stato, ma contemporaneamente può consentire di confermare le valutazioni complessive fatte in passato circa il carattere fisiologico e funzionale alla efficienza dinamica dei mercati e una tutela allargata dei segreti. Ecco, detto questo, vorrei soffermarmi brevemente sulle innovazioni normative, facendo degli ultimi anni, facendo un confronto il più possibile sintetico tra due testi normativi contemporanei, maggio e giugno del 2016, che sono il Patent Trade Secrets Act degli Stati Uniti e la direttiva europea in materia di segreti commerciali. Quello che si nota evidentemente è che i due testi normativi sono impostati in materia in maniera apparentemente incompatibile, quello americano parte dal riconoscimento del diritto di proprietà sui segreti, quello europeo non parte del diritto di proprietà sui segreti, forse consente ai singoli stati dentro limiti ben delimitati di riconoscerlo, detta delle regole in termini greco in senso lato di lei. E però se andiamo a guardare in dettaglio le due normative che mettiamo a confronto, vediamo come l'ispirazione e i risultati che giungono sono per larghissima parte identici, al di là di questa diversa impostazione di partenza. Identica è la definizione del segreto commerciale, tutelato, occorrono misure ragionevoli di protezione, non occorrono misure massime, la nozione di informazione tutelata è sempre vasta. Identica è la sfera di aggredibilità del terzo che utilizza il segreto commerciale, siamo in questi termini. In ambito dei due testi è prevista la piena immunità nel caso di scoperta indipendente dell'innovazione, in ambito dei due testi è consentita la piena immunità per il reverse engineering, in ambito dei due testi è prevista una norma speciale o nuovo per il terzo acquirente di buona fede. In due casi è previsto, cioè, che il giudice, con una valutazione di proporzionalità del rimedio, potrebbe escludere in questo caso il rimedio inibitorio a carico del terzo cliente e sostituirlo con un rimedio indennitario con larga discrezionalità. Quindi, uno dei temi centrali della problematica dell'ergonomics è in qualche modo superato sul piano normativo e superato con norme identiche nei due contesti. Per quanto riguarda poi il successivo tema dei rimedi di legge,
Anche qui, ma probabilmente lo sono i capi, poi ci saranno altre relazioni che andranno più in dettaglio. L'analogia tra i testi normativi è pure spiccata. Certamente il testo europeo è più preciso, per esempio, nell'indicare il bilanciamento necessario fra la tutela del segreto e la tutela di altri diritti fondamentali, cioè la libertà di espressione o dei diritti all'informazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni. Però non si può dire che il testo americano sia insensibile sotto questo profilo, in particolare nelle prime interpretazioni date si deve ascoltare che il giudice questo bilanciamento tra tutela del segreto e tutela della libertà di espressione dovrà farlo quando si presenterà il caso. E per quanto riguarda i rimedi, in quanto tali, la disciplina europea può apparire apparentemente un po' più dettagliata, ma in realtà i rimedi cautelari sono previsti in generale dal sistema americano, e poi viene una disciplina molto attenta del sequestro che è innovativa, che ha dato luogo a tante polemiche negli Stati Uniti, ma non è stata adottata. Ciò che è interessante, che viene anche due testi, è che ci sono delle norme innovative da suscettibili di espansione volte a frenare l'abuso del processo e a prevedere obblighi di risarcimento del danno a carico nei confronti dell'attore che risulti soccombente per avere avviato una procedura non fondata su validi motivi. La norma americana lo prevede solo per l'abuso di mezzi cautelari, la norma europea da questo punto di vista è un po' più ampia, però l'insieme degli ispirazioni c'è un parallelismo dell'ispirazione, mi sembra abbastanza chiaro. Un ultimo punto che vorrei segnalare di parallelismo dell'ispirazione riguarda il rimedio risarcitorio, che qui le norme appaiono da un certo punto di vista un po' differenti, sono assolutamente simili nel prevedere la risarcibilità del pieno del danno, per prevedere il giusto prezzo del consenso, che è un po' proprio in diritto americano, per prevedere anche il rimedio della repressione degli utili, secondo la disciplina generale dei diritti di proprietà industriale. La differenza riguarda il profilo dei danni esemplari che la norma americana prevede, i danni esemplari punitivi, con il limite del doppio del danno provato, e il peso europeo non prevede, però prevede un'altra cosa, che è il risarcimento del pregiudizio morale ricevuto dal titolare del segreto, quindi enorme discrezionalità al giudice e possibilità per il giudice di andare oltre il danno patrimoniale del minimamente provato. Quindi anche qui troviamo una ispirazione molto simile. Fatto questa grossolana comparazione tra due testi normativi contemporanei che vengono comunque da esperienze completamente diverse, che apparentemente possono sembrare molto diverse per ricordarvi uno sul diritto di proprietà e l'altro no, per dire come vi sia un trend visto apprezzabile nelle sue soluzioni normative generali, volto ad ammettere una tutela ampia dei segreti, ma contemporaneamente ad attuare un bilanciamento per la tutela dei segreti e l'interesse ad uno sviluppo di una concorrenza innovativa sui mercati e al rispetto di altri valori e diritti fondamentali. L'analogia riguarda anche, per esempio, l'ultimo punto che vorrei brevemente accennare, il termine di prescrizione. La direttiva pone un termine massimo di 6 anni, la normativa americana pone un termine fisso di 3 anni, però anche lì c'è un'idea molto diversa da quella di trust, forse, volta a non consentire una tutela del segreto a grande distanza dal momento della sua scoperta, dalla scoperta della sua violazione. Vorrei adesso concludere rapidamente, se ho ancora qualche minuto, soffermandomi sulle tendenze della giurisprudenza domestica in materia e di là dei problemi di recepimento della direttiva di cui ci parlerà tendenzialmente Maria Falce nella prossima relazione, indicare alcuni punti in cui forse, anche a prescindere dal recepimento della direttiva, qualche riflessione di sviluppo e critica potrebbe farsi. E un primo punto riguarda la nozione ampia di segreto commerciale che c'è nella direttiva, nel codice della proprietà industriale, e rispetto a cui la nostra giurisprudenza continua a essere non sempre sensibile. C'è qualche sentenza perfettamente accettabile,
livello di vittoria, però abbiamo una sentenza della Cassazione che l'anno scorso, no, di pochi mesi fa, anzi di quest'anno, nel marzo del 2017, in cui si torna sull'idea che le liste dei clienti che non hanno che non sono frutto di sforzo, per particolare profilatura o che altre banche dati interne usate solo dal personale dell'azienda che non hanno dato luogo a particolare sforzo operativo, non sarebbero rilevate dal codice della proprietà industriale, con risultati poi di inefficienza processuale, perché se si innesta il problema con quello di questa rapportazione, quello della concorrenza sleale interferente, con tutto ciò che ne consegue in termini di rallentamenti del processo e di incertezze sulle modalità di utente. Ecco, credo che da questo punto di vista che l'idea che il trend di evoluzione normativa mondiale rappresenta un allargamento della nozione di informazione commerciale tutelata, tutto ciò che può avere un valore in termini di vantaggio competitivo, non è necessario uno sforzo creativo particolare per giustificare una tutela di questo tipo, dove andrebbe contemplato e portato avanti, e qualche riflessione critica va fatta in sede di recepimento, forse si potrà dare uno sforzo, una spinta in questo senso. Sul piano dei requisiti di segretezza, ecco, non c'è, a mio avviso, una conoscenza di esperienza molto ricca, ma non c'è da criticare la tendenza a rafforzare rispetto alle indicazioni di legge che non richiedono il massimo consentito dalla tecnica, ma richiedono soltanto ragionevoli misure di copertura del segreto. D'altra parte, diciamo, sul piano concettuale, quello che noi chiamiamo segreto commerciale è per necessità un'informazione condivisa, no? Può essere condivisa in ambiti più o meno ampi, ma deve essere sempre condivisa attraverso rapporti organizzativi interni all'impresa oppure attraverso contratti tutelati da clausole di riservatezza, ma sarà pur sempre condivisa in un ambito più o meno ampio, quindi suscettibile di lesione da questo punto di vista. Alzare troppo la sicella significa imporre all'impresa costi eccessivi per tutelare delle informazioni che ha elaborato, consentono un vantaggio competitivo, e drammatizzare la problematica oltre il ragionamento. Allora, per quanto riguarda poi alcuni problemi che erano aperti e che potevano dar luogo a dubbi nella situazione precedente, ecco, credo che la direttiva abbia indicato le soluzioni che andranno adesso recepite in maniera testuale e che sono soluzioni oltre che tecnicamente costruibili, credo, in maniera abbastanza precisa, delle soluzioni eque ed efficienti, sia sul concetto di scoperta, di scoperta indipendente, sia sul concetto di reverse engineering, sia sulla situazione che è rara, per quanto ciò si presta, ma comunque la più delicata da disciplinare, che è quella del terzo acquirente a titolo derivativo di buona fede. Ecco, però qui insisterei su un punto: i segreti commerciali non sono oggetti che vengono diffusi sul mercato di massa quotidianamente con un pacco di pasta o con un orologio, e per le quali la tutela della clientela anatomica di buona fede si presenta come uno strumento normale per far funzionare in maniera efficiente e regolare questi mercati. L'acquisto di un segreto, per il derivativo, non è un'operazione che si realizza quotidianamente. Un segreto derivativo non è un'operazione che si realizza quotidianamente nella vita normale di un'impresa, per cui imporre alla cliente particolari cautele e non presumere la buona fede con la stessa larghezza e facilità con cui viene presunta a favore del consumatore che acquista un qualsiasi oggetto di distribuzione corrente sui mercati, con acquisto di impulso, anche con acquisto di esperienza, se vogliamo, sempre in mercati in cui ci sono migliaia o milioni di scambi ogni giorno. Ecco, questa differenza è cruciale. E questo è un problema, quindi va trattato senza dare presunzioni fuori luogo. Un ultimo profilo, che veramente chiudo, riguarda poi un problema molto delicato, l'onere della prova. Ecco, qualche volta troviamo in giurisprudenza
presenza delle indicazioni che possono lasciare perplessi, che limitano la possibilità di lavorare del segreto di attraverso le funzioni semplici. Ecco, anche qui sarebbe per una maggiore larghezza nel conoscimento di ciò. È normale che le informazioni che si pongono e vengono elaborate, documentate all'interno di un'azienda siano riservate. Non è oggetto di una scelta eccezionale rispetto ad una normale divulgazione. Quindi da questo punto di vista, senza giungere ad una presunzione assoluta per cui il possesso delle informazioni come tale è sufficiente, pretendere una prova di utilizzo di mezzi tecnici di protezione particolarmente elaborati non costituisce una soluzione efficiente e funzionale al buon funzionamento del mercato, a mio avviso, mentre dall'altra parte spostare sul contenuto l'onere della prova dei modi in cui è tenuto in possesso una certa informazione che collide con un segreto altrui, naturalmente prioritario, sul piano della distribuzione dell'onere della prova è una soluzione abbastanza equa ed efficiente in base al famoso principio di vicinanza della prova, su cui il convenuto sicuramente si potrà poggiare e del quale dovrà essere fondato. Quindi credo, per concludere, che questa fase nella quale ci troviamo di fronte del recepimento della direttiva e di non allargamento ma precisazione dell'ambito di tutela, rispetto alla quale a mio avviso potrà essere mantenuta l'impostazione del codice in termini di diritti di proprietà industriale, ma avrà un'importanza molto limitata, forse sul piano processuale, sul piano della legittimazione passiva, ma senza che ormai sul piano sostanziale possa incidere molto, perché i profili sostanziali dell'erga omnes sono disciplinati in maniera dettagliata dalla direttiva con soluzioni nuove e definite. Ecco, il mantenimento di questa impostazione a mio avviso è possibile, ma senza che questo debba portarci a drammatizzare. Il problema da affrontare sarà piuttosto il problema mondiale, quello di un allargamento generale della disciplina dei segreti e soprattutto, per questo voglio chiudere, della gestione di un allargamento di quella tutela complementare tra brevetto e segreto di cui parlava prima il dottor Zanò, che non riguarda soltanto il nuovo cosiddetto proprio, eccetera, ma in generale attorno alla rivoluzione informatica, la possibilità che c'è sempre stata di arricchire la tutela del brevetto con una serie di elementi riservati, tecniche complementari, oggi con la rivoluzione digitale sicuramente aumentata. E questo porta a un incremento di quello che nella letteratura americana viene chiamato la tutela dei best mode secrets, cioè dei segreti volti a realizzare in modo migliore di un brevetto al di là della descrizione, punto delicato anche sul piano delle parole di descrizione che comunque devono essere in grado di essere riprese da qualsiasi tecnico metodo del settore, ma che comunque può essere letto anche qui in termini diversi e a seconda di come è applicato il giudizio, come una tecnica promozionale della concorrenza attraverso la rivoluzione, come una tecnica volta a frustrare l'obbligo di disclosure del brevetto. Quindi per concludere, il trend sulla tutela dei segreti che è irrefrenabile va gestito e le nuove normative vanno accolte con favore e tradotte in norme più possibile precise e non volte a frenare la tutela dei segreti. Ciò non esclude comunque che situazioni di tutela di mercato o di abusi, questo risultato consigliato, siano possibili e che, come in tutti i problemi, ci sarà sempre necessario un attento bilanciamento. Non è soltanto l'analisi economica del diritto quella che serve al legislatore per scegliere le soluzioni più adeguate, ma serve anche per comprendere la razza di queste scelte legislative. Credo che sia particolarmente importante un punto sul quale egli ha più volte richiamato l'attenzione al punto, e cioè quello della ricerca della giusta dimensione. Su mercati altamente concorrenziali, la lunga durata, che da resto è soltanto
ritira la direttiva alla fine riguarda soltanto pochi segreti, quasi tutti i segreti di fatto non hanno una lunga durata, forse la formula della Coca-Cola ci è arrivata, ammesso che ci sia arrivata, ma non sono molti altri casi in cui la durata potenzialmente perpetua e anche attualmente perpetua, non lo possiamo dire evidentemente, ma molto lunga. E quindi quando si tratta di mercati altamente concorrenziali, quando si tratta di una esistenza di possibili alternative, in fondo quell'effetto di blocco sullo sviluppo dell'innovazione che il segreto, almeno in teoria, potrebbe avere, risulta meno significativo. E la proporzionalità e la necessità di ricavare la giusta dimensione per l'appunto, colpendo gli abusi, ma nello stesso tempo riconoscendo anche i casi in cui la protezione del segreto può svolgere una opportuna azione all'interno del sistema voluta non a caso dal legislatore, è un fine tuning, un bilanciamento di interessi, come ha detto nella conclusione del suo intervento, che inevitabilmente è molto importante e che spetta ai giudici, senza che nessuno di noi, né noi che diciamo così studiamo la materia o che poi la applichiamo dalla parte peraltro della consulenza o della difesa giudiziaria e dall'altra parte che trova a giudicare, senza doversi mettere in una condizione di a priori. Questa è proprio una tipica materia che va decisa, e le problematiche antitrust che sono state più volte sollevate in questo intervento lo fanno comprendere sulla base del value of reason, quindi andando necessariamente ad interrogarci caso per caso quali sono effettivamente i possibili effetti anticoncorrenziali, che alla fine proprio per la delimitazione di questo tipo di protezione, che comunque anche se viene concepita in termini di esclusiva, non è un'esclusiva sulle informazioni, ma è un'esclusiva sulla sfera di riservatezza, non sull'informazione se considerata, ma solo sulla sfera di riservatezza che invece conta, spesso finiscono per non avere. Gli strumenti informatici, che pure sono stati opportunamente ricordati come una cosa che ha cambiato il mondo anche sotto il profilo della tutela del segreto, ci servono anche per collegarci in diretta col mondo. Così in diretta col mondo ci arriva proprio 5 minuti fa un messaggio dalla segreteria della presidenza della Corte d'Appello di Milano, della presidente, dottoressa Marina Tavassi, che sperava di poter intervenire al nostro convegno oggi, e che viceversa ci scrive di essere trattenuta per ragioni di pubblico ufficio, di Rosario Anteniano. Intanto la ringraziamo per tutto quello che ha fatto e continua a fare per la proprietà intellettuale in generale per la giustizia nel nostro paese, e ci auguro naturalmente buon lavoro. Questo mi dà l'opportunità, prima di tutto, di ringraziare la dottoressa Limazzana e la dottoressa Silvia Giani della nostra sezione specializzata milanese, dico nostra perché veramente è la sezione specializzata per antonomasia e per il numero inevitabilmente di cause trattate. Questo pomeriggio parlerà la dottoressa Felicia della sezione specializzata invece bolognese, che è ovviamente quella competente territorialmente per la nostra area e che parimenti ha avuto e dato molte occasioni di trattare questi temi, ci onorano con la loro presenza e con sentitamente le ringraziamo. Ma mi dà anche la possibilità di rimediare a un errore che ho fatto all'inizio nei ringraziamenti iniziali, che qualche volta i fogli che si annotano vengono da ringraziare, bisogna ricordarsi di girare la pagina. Così io, dimenticandomi di girare la pagina, ho dimenticato di ringraziare AICP, l'associazione dei consulenti per così dire in house di proprietà industriale, a sua volta il nostro partner da molti anni, il past president ingegner Bartolina, lo ringrazio, il collegio consulenti FIC, il sindacato consulenti SIC, Indica, l'istituto del centro NACA per la lotta alla contraffazione, un partner nostro, come già ho menzionato da diversi anni, c'è il vicepresidente Carlo Alberto Di Michelis, l'istituto Bruno Leoni, un think tank di economisti che proprio sui temi di analisi economica del diritto molto ha fatto e continua a fare, coadiuvandoci e dandoci spesso degli strumenti che ci servono proprio per integrare, se così si può dire, la nostra analisi. Nella scaletta degli interventi tocca a me, e quindi alla relazione che devo portarvi io sul tema della potenziale perpetuità della tutela del know-how sulla contrattualizzazione di riservatezza, che si innesta, abbiamo cercato di dare una successione agli interventi proprio appunto su quello che ha detto precedentemente il professor Di Bertini. Questa perpetuità, questa potenziale perpetuità, è sicuramente uno dei temi che in qualche misura più colpiscono in relazione alla protezione del know-how. E soprattutto, vorrei aggiungere, quello che maggiormente colpisce il giurista quando si tratta di proteggere per l'appunto le informazioni riservate è che
molto più che negli altri settori della proprietà industriale, vi è qui una connessione fra gli aspetti contrattuali e gli aspetti extracontrattuali, che a mio avviso va valorizzata in tutti i settori del diritto. Non siamo stanco mai di ripetere ai miei studenti, ovviamente lo ripeto anche in queste occasioni pubbliche, che il diritto industriale ha bisogno del diritto civile, che solo una forte preparazione e conoscenza sugli istituti fondamentali del diritto civile consente poi di gestire al meglio le problematiche industrialiste, proprio perché questa correlazione è strettissima, esattamente come è strettissima, ce lo ricordava stamani il collega Montanari, la correlazione di questi istituti di carattere processuale. Se noi andiamo a prendere la stessa mamma della nostra disposizione nazionale, e cioè l'articolo 39 dell'accordo TRIPS, questo passaggio, e cioè questo rilievo fondamentale degli aspetti contrattuali, è esattamente enfatizzato. La norma richiama una nota 10, nota 10 che fa parte a tutti gli effetti, come tutte le altre note, del testo precettivo dell'accordo TRIPS, quindi non si tratta semplicemente di considerazioni a latere, di statement emessi in occasione della sua emanazione, ma si tratta a tutti gli effetti di un testo a sua volta vincolante, come il protocollo interpretativo dell'articolo 69 della Convenzione Europea di Brevetti, esattamente. E si aggiunge esattamente a questo proposito la nota 10, che allo scopo dell'adozione di questa previsione, quella ovviamente che riguarda la tutela dei segreti, un comportamento contrario alle reali pratiche del commercio significherà, at least, almeno, pratiche come l'inadempimento contrattuale, breach of contract, l'inadempimento di obblighi di confidenzialità, breach of confidence, e l'induzione a rendersi inadempiente di questi obblighi, inducement to breach, e ovviamente include l'acquisizione di informazioni riservate da parte dei soggetti terzi che sapevano o sono state, noi diremmo, in colpa grave nel evitare di sapere che questi comportamenti abusivi erano coinvolti nell'acquisizione. E anche qui vi allaccio quello che diceva il professor Libertini circa il fatto che in materie come questa la presunzione di buona fede deve necessariamente cedere, soprattutto rispetto agli elementi indiziari che molto spesso indicano con assoluta chiarezza la sussistenza per l'appunto di un segreto e la violazione dello stesso. Dunque, proprio l'inadempimento contrattuale viene indicato come la prima condotta che rende contraria agli usi onesti del commercio, contraria alla correttezza professionale. E noi abbiamo scelto di utilizzare l'espressione abusiva, che è stata molto criticata, ma a mio avviso a torto, perché in realtà la scelta di utilizzare questa espressione abusiva, che ci viene proprio dalla tradizione del diritto antitrust, tra l'altro, dove si distingue fra uso e abuso sotto molti profili, deriva dall'esigenza, egualmente toccata nella relazione del professor Libertini, di scostarci dal paradigma della concorrenza sleale che per noi ha l'enorme handicap, un handicap che anch'io considero totalmente anacronistico e superato, della sussistenza del rapporto di concorrenza. Quanto più mi piace il sistema tedesco, dove si dice che è l'atto che crea il rapporto e che quindi può essere il rapporto di concorrenza, per prendere una celeberrima sentenza della fine degli anni 40 in Germania, lo spurgatore di fogne che metteva sul mercato dei suoi camion il numero 4711 corrispondente al suo numero di telefono, ma è corrispondente anche al marchio della più famosa auto di colonia del mondo, allora decisamente più famosa di adesso. La adoperava mia nonna, di cosa la possibilità a casa, forse non del tutto esaurita, è tuttora in commercio, scarso equivoci, per me ci ho letto il prodotto, devo sottolineare. I giudici tedeschi consideravano un caso di concorrenza sleale, questo ancora non c'era, si era allargato il marchio di rilevanza, ma lo consideravano un atto di concorrenza sleale. Da noi in Italia, in caso tutto sommato abbastanza simile, quando si utilizzavano delle etichette dei più famosi champagne del mondo, riprodotte su bagni schiuma, quelli delle nefarde del signor Zardi, e da noi purtroppo, Tribunale di Bologna, Corte d'Appello di Bologna, Corte di Cassazione, tra l'altro una famosa sentenza di Vercellone, e lì sarà che il rapporto di concorrenza non c'è, e quindi non ne veniamo fuori. Anche per questo la scelta è stata di utilizzare l'espressione abusiva, non contraria al livello di correttezza professionale, proprio per sganciarci da un paradigma che purtroppo noi continuiamo a portarci appresso con questa interpretazione limitativa, che forse varrebbe la pena di scardinare, proprio anche partendo dal fatto che sono sempre più numerose le norme di matrice concorrenziale. Penso a quella della tutela delle banche dati non creative, che sono chiaramente con una tutela di matrice
concorrenziale, ma che non sono inquadrati nell'ambito della concorrenza sleale, ma del diritto sui generis. E lo stesso è il diritto sui generis, in fondo, quello che viene previsto a tutela per l'appunto delle informazioni personali. Non va neanche trascurato un altro aspetto che credo vada valorizzato, e cioè il fatto che nel catalogo di condotte illecite, che si trova nell'articolo 39 del PRIIPs e che si ritrova nell'articolo 99,